Onorevole Pelillo, l'AIA perché non risponde? Onorevole Pelillo, perché non risponde? E l'AIA non è stata ancora attuata, l'ISPRA non ha ancora dichiarato i dati, non sono stati ancora comunicati. No, me li spieghi. Quando lei ha parlato ce l'aveva la voce. Non sono un tecnico. Onorevole Pelillo, gli slopping come li spiega? Onorevole Pelillo, come li spiega gli slopping certificati da ARPA? No, lei mi deve rispondere. Non sono un tecnico, è ad ARPA. E dobbiamo ancora scommettere sulla vita delle persone? No, e lei a che è venuto a fare stasera? Mi scusi. Benissimo. Dei decreti quindi, no? 2013, 2014 l'ILVA non ha ancora presentato il bilancio e non c'è un piano industriale, onorevole Pelillo. Giovanni, segui. Onorevole Pelillo, lei deve rispondere, non c'è un piano industriale, perché non risponde? Le sto parlando civilmente e democraticamente. No, lei deve rispondere, deve confrontarsi, non deve parlare da solo, deve rispondere. Perché non c'è un piano industriale? E gli aiuti di Stato? E gli aiuti di Stato vietati? Onorevole Pelillo, se l'ha già detto, basta leggere. Onorevole Pelillo, come si giustificano gli aiuti di Stato? Come si giustificano gli aiuti di Stato? E chiedetelo all'Europa. E lei che sta a fare in Parlamento a questo punto? Fare le leggi per Taranto. E qui che è venuto a fare stasera? A dire le cose che ho detto. Ma ne parlerà l'editore domani? Una domanda. Ho avvicinato anche il senatore del PD Tomaselli, brindisino, e ora un fatto inquietante. Un soggetto non ancora identificato mi ha offeso pesantemente. Questa è Taranto, questa è stata l'iniziativa organizzata dal PD. Lei è stato molto duro nei confronti degli ambientalisti, ha usato l'espressione becera, propaganda e menzognera. Espressioni un po' forti, no? Sette decreti che si susseguono uno dietro l'altro e non. E di quali? Di Pisseling? Quelli che mistificano la realtà. Quindi anche Pisseling. Lei chi è? Scusi, lei chi è? Lei si qua. Identifichiamo questa persona. Identifichiamola. Vai a fare in culo. Bene, bene, lo denunciamo. Come si chiama? Denuncia. Dica come si chiama. Denuncia. Risponda, dica come. Ordina, scegli. Identifichiamo questa persona, chi è lei? Sei carabiniere. Mi sta chiamando, mi sta mandando a quel paese. Scusa, quando uno mi dice vai a fare in culo, che significa? Fai il tuo lavoro. No, che significa vai a fare in culo? Perché non ci sono. Scusa, vai a fare in culo, io non ho offeso nessuno. Ma io non l'ho sentito. Scusi, lei chi è? Mi faccia capire. Ma chi è? Bella serata chi è di questo? Confronto in ogni. No, io voglio sapere chi è questa persona. Ma che ne so io? Chi è questa persona? Scusi, può identificare questa persona? Voglio sapere chi è. No, io voglio sapere chi è questa persona.